Buongiorno amici, buongiorno amiche. Oggi abbiamo una novità, Eco Auto Generazione 2, che chiaramente ho comprato su Amazon, perché Amazon col cavolo che me lo manda in test, quindi me lo sono comprato al Black Friday, sconto del 50%, pagato 35 euro, perché lui di listino costa ben 69 euro. Per 69 euro o 35 se siete più fortunati, vi portate a casa questa accozzaglia di cavi e scatolette. Sì, perché lui si collega ad una presa USB qualsiasi, non necessariamente quella della radio. Qui c'è un piccolo autoparlante e presumo qualcosa di legato al funzionamento di Alexa. Comunque c'è un piccolo autoparlante che vi aiuterà in fase di configurazione. Poi c'è un lungo cavo USB che porta al microfono, così è in modalità privacy, quindi se voi pronunciate Alexa lui non si avvia. Alexa, buongiorno Alexa, buonasera Alexa, vedete, non si avvia. Se invece quando lo togliamo possiamo interagire con Alexa. Carino il LED, carino qua il tessuto che simula un microfono, anche in realtà lui è un microfono. Dietro c'è un alloggio per, che serve per attaccarlo in modo magnetico a un qualsiasi supporto della vostra automobile. Quindi voi attaccate qua il supporto e in modo magnetico lui si andrà a collocare e a togliere dal supporto magnetico con grande facilità. Ora non l'ho portato qui con me, ma perché io non lo voglio attaccare sul cruscotto Alexa, ma lo nascondo dalle parti qua del cambio. Come capite, io già parto un po' scettico su questo oggetto, perché è ingombrante. Io occupo una presa USB e va bene. Poi c'ho questa scatolina che mi gira per la macchina e male la posso nascondere. Poi ho questo microfono che è carino, è piccolino, ma è collegato con un cavo molto lungo, quindi va arrotolato per nasconderlo. Sinceramente mi rovina l'estetica dell'automobile e questo non mi piace. Per esempio, per Android Auto noi utilizziamo un dongle come questo, che è molto meno invasivo e funziona molto bene, perché io in questo momento sono collegato ad Android Auto Wireless, ma ho anche in collegamento Alexa Echo. Allora, io a fine video penso che vi metterò un breve tutorial su come collegare Alexa Echo, quindi adesso non mi dilungo. Comunque è molto semplice, ricordatevi che la vostra autoradio deve avere la funzionalità Bluetooth. Echo generazione 1 aveva anche un'uscita audio, quindi potevate collegarlo ad una presa AUX della radio. Ora non è più possibile, o avete una radio Bluetooth o niente. Poi sul vostro smartphone dovete avere l'app Alexa, perché con quella lo collegate la prima volta, con quella potete fare molte cose e quindi è indispensabile. Quindi lui funziona, ma per funzionare ha bisogno della radio Bluetooth, ha bisogno di uno smartphone con installato Alexa. Questa è la combo. Allora, andiamo un attimo a fare delle piccole prove. Alexa, previsioni domani a Roma. Sì, è previsto tempo parzialmente soleggiato, con una massima di 18 gradi Celsius e una minima di 10 gradi. Quindi abbiamo utilizzato l'assistente di Amazon. Allo stesso tempo, io avendo Android Auto Wireless in funzione, ho anche l'altro assistente in auto. Previsioni domani a Roma. A Roma domani sarà parzialmente nuvoloso, con una massima di 18 gradi e una minima di 11. Quindi in questo momento sia Gemini che Alexa.
Quindi, in teoria, è bello avere due assistenti virtuali. Il problema è che lui mi è costato 35 euro o 70 se lo pagate prezzo pieno. Lui è gratis. Lui mi ingombra la macchina con filo e scatoline varie. Lui non mi occupa niente o al massimo una pennetta adattatore Android Auto wireless. È vero che Alexa in effetti ha delle skill in più, skill detto anche proprio tecnicamente, per esempio potete giocare ad Akinator o come si pronuncia insomma quel gioco, è sicuramente un assistente secondo me più maturo di Gemini o comunque dell'assistente Google, si possono fare delle domande più lunghe e lui non si impalla. Con Gemini a volte facendo delle domande dopo un po' se sono troppo lunghe vengono troncate, con Alexa diciamo che c'è un po' più dialogo, però è vero anche che Gemini e Google l'assistente sta migliorando, quindi io sinceramente mi sono un po' pentito di averlo comprato e probabilmente farò reso Amazon nonostante lo abbia pagato solo 35 euro. Per questo appunto, perché mi ingombra, io non mi piace avere questo ingombro. Alcuni di voi ho visto che lo attaccano qua, però c'è sempre questo filo a penzoloni che vi gira per l'automobile. Io ho provato a nasconderlo qua nella buca del bicchiere rigirando dentro il cavo qua, però comunque non è bello, non è estetico. Quindi ecco, possiamo già concludere che a mio parere, se voi avete in casa una domotica basata su Alexa, allora sì, effettivamente avere in macchina Alexa è comodo. Ma se voi a casa non avete una domotica degna di nota, non vedo perché dovete portarvi Echo in auto. Questa diciamo che a mio parere è la conclusione, anche perché molte cose le fate con lui, quindi non c'è bisogno di Alexa è legata ad Amazon e ai suoi prodotti. Quindi se voi fate parte degli appassionati di Amazon, della sua accessoristica, ok, potete mettere Echo Auto. Ma se come me a casa non avete accessoristica di Amazon o comunque ne avete in modo limitato, non vedo perché dover spendere 70 euro e dover andare a magari un po' rovinare quella che è l'estetica della vostra automobile. Vedete, questo nelle recensioni non lo dicono quasi mai, ma io vi dico che poi dal vivo è abbastanza ingombrante. Per concludere comunque vi faccio vedere una cosa che potete fare con Echo Auto e non potete fare con l'assistente Google. Ad esempio, Alexa, giocare a Akinator. Bentornato. Stai per giocare con Akinator su personaggio. Vuoi selezionare un altro tema? No. So leggerti nel pensiero. Pensa a un personaggio e io proverò a indovinarlo. Pronti a partire? Quindi, per esempio, Akinator non potete giocarci con l'assistente Google. Mi dispiace, ma non ho capito bene. Annulla. Pensa a un personaggio e io proverò a indovinarlo. Alexa, annulla. Grazie per aver giocato. Come dicevo, questo ad esempio è un gioco che è installato sul mio telefono Android che posso avviare e utilizzare attraverso Alexa, ma non posso attraverso l'assistente Google. Però mi sembra un po' poco per spendere 70 euro e avere questo accessorio ingombrante in auto. Saluto tutti, salutiamo anche Echo Auto che tornerà ad Amazon. State collegati perché è in arrivo dei box Android per auto molto molto interessanti. Ciao a tutti! Configurare Echo Auto con Bluetooth. Per iniziare, collega il dispositivo con il cavo USB e l'alimentatore di corrente in dotazione. Puoi anche utilizzare la porta USB integrata dell'auto.
Nota: per configurare Eco Auto con Bluetooth è necessaria un autoradio che supporti il Bluetooth 4.0 o superiore e la riproduzione di musica via Bluetooth. Completare la configurazione. Avvia l'auto e imposta l'ingresso dell'autoradio su Bluetooth. Attiva il Bluetooth sullo smartphone. Apri l'app Alexa. Apri Altro e scegli Aggiungi un dispositivo. Seleziona Amazon Echo, quindi Echo Auto. Configuralo seguendo le istruzioni riportate sullo schermo.